Ciao ragazzi, siamo qua col team di What's in Bo, Nicole e Ernest lo Storpio. E con noi c'è Chiara. Chiara, allora, sei bella, lo sai? Oh, grazie. Molto bella. Bella che suoni. Abbiamo detto blues. Abbiamo detto tutto. O jazz. Chiediamolo a lei, quali sono le tue influenze e quali sono le tue preferenze? Allora, ultimamente le mie preferenze sicuramente vanno sul jazz, ma è una questione, diciamo, degli ultimi anni, perché fondamentalmente da quando sono piccola mi concentro più sul cantautorato italiano. In effetti avrei proprio una domanda al riguardo, ora che ci penso. Proprio questa tradizione cantautorale, quanto ti ha influenzato? E se si incontra con altre propensioni musicali, si incrocia, si mescola? Che si mescola non saprei, cioè si parla comunque di musica e su di me ha influito sicuramente tanto, perché io fin da quando ero bambina ascoltavo mio padre che cantava e si accompagnava con la chitarra con Fabrizio De André, Lucio Battisti e altri, e per me quindi è sempre stato un po' qualcosa da raggiungere. Poi arrivato a un certo punto ho iniziato a fare esibizioni. Ma quanto ti ha influito papà in questo? Per me tanto, ma ancora adesso per me lui è sicuramente un punto di riferimento. Suonate ancora insieme a casa? In realtà no. Vabbè. Ti piacerebbe però? Certo, certo. No, stavo cercando la prossima domanda. Ah, eccola. Eccola. Hai nominato jazz e non so perché questo mi fa pensare alla musica modale. Gli antichi greci parlavano della musica modale in riferimento ai sentimenti, ad ogni modo un mondo. Ad esempio, il dorico dovrebbe esprimere coraggio. Dorico. Dai, però un po' di coraggio io lo sto acquisendo. No, no, questo fa riflettere perché ci fa capire magari che percezione diversa avevano. Ma comunque il punto dove voglio arrivare è un altro, è il lidio. Perché il lidio, questo lidio mi ha sconvolto. Platone dice che il lidio stimola la trasgressione, induce a tirare fuori certe cose interiori, certi demoni erotici, cose strane, questo lidio. E la critica odierna ha parlato del lidio greco in riferimento alla discoteca di oggi, come se fossero in parallelo. Ma vediamo se sentiamo questa trasgressione, questa carica. A me sembra uguale. Cioè, io con Platone non ci ho mai parlato. Chiaro, chiaro. Però, chiaro. Non lo so. No, è molto difficile parlare di certi argomenti in maniera pop. Ma nonostante questo, noi ci proveremo. Però cambiando lievemente la tematica. Jazzisti di riferimento. Io di riferimento ho più cantanti, in quanto studio principalmente canto. Vabbè, la prima in assoluto è Ella Fitzgerald. È vero, lo confermo, è scritto qui. Vabbè, non è molto attuale. Più attuale magari è Diana Krall. Diana che Krall. Anche lei si accompagna, sì. Ovviamente non sono ai suoi livelli, però anche lei si accompagna al pianoforte. Non sono ai suoi livelli, anche lei si accompagna al pianoforte. Confermo, ok, pausa. Il tuo compositore di musica classica preferito? Bach. Davis o Coltrane? Coltrane. Paolo Conti o Gino Paolo? Non era Gino Paoli? Ho invertito le ultime vocali. Questo è molto alla Nino Frassi. Vasco o Liga? Vasco. Stavo per dire. Questa la tagliamo. Trump o Trap? Nessuna delle due. Questa anche è la Nino Frassica. Ci ispiriamo molto a lui, devo ammettere. La Frassica? Sì. Poi la nostra intervista è stata concepita come un miscuglio tra stile capatondiano e morrisoniano. Esattamente. Comunque avrei una domanda, perché qualcuno mi ha parlato in riferimento a te di X Factor, ma tu hai avuto contatto con questo brutto mondo? Io apro parentesi, ti ho conosciuta sentendoti suonare in un'altra camera, bravissima, e poi ho sentito X Factor. Che è successo là? Sì, io non sono mai andata a fare, però ho avuto proposte, insomma, sai, dai, vuoi venire, fai il provino. No, forse sbaglio io, non lo so, però mi sembra tutto molto non propriamente musicale. Due cose da dire.
Prima cosa, forse la dobbiamo tagliare questa, perché comunque sembrare troppo critici nei confronti di X Factor potrebbe indurre la gente a pensare che noi facciamo quelli che, hai capito, il sistema X Factor. No, in realtà noi amiamo X Factor, amiamo il trash sano, amiamo, insomma. Allora, si potrebbe tracciare una linea che va dal glam rock degli anni 70 a oggi, l'epoca del trionfo del culto dell'immagine, decretata tra l'altro dal successo di Instagram recente, e da quel legame ormai indissolubile tra l'artista e il social network. Ora, questo cambiamento epocale, tu, da cantante, musicista, come te lo vivi? Allora, sono sincera. Fino a 2 anni fa pensavo di essere fuori da queste, quelle che definivo cosette. Poi alla fine mi sono ritrovata anch'io magari a pubblicare il video, niente di che. Sei lì, fai semplicemente vedere quello che sei. Dipende poi che uso ne fai. Ti ritrovi a starci dentro, ma è inevitabile, è inevitabile. Qualcuno ha detto oggi il musicista, prima di essere un musicista, deve essere un PR, una cosa del genere. No, non è vero. Io no. L'ha detto un filosofo contemporaneo che si chiama Armando Dell'Orbo e insomma mi può fare riflettere. Allora, io negli ultimi anni sono un po' bloccata, non in senso artistico ma nel senso di tempo. E come concili ingegneria ambientale con la musica jazz? Qual è il tuo filo conduttore delle due cose? Ma secondo me la musica è matematica, è tutta matematica. Sì, in che diciamo senso? Nel senso che ci sono degli schemi da rispettare, per quanto uno può essere fuori dalle righe, ci sarà comunque un determinato schema. La diamo per buona. Prossima domanda. Io avrei una domanda su Bologna, un po' perché What's in Bo cerca di... cioè, ci parla di Bologna, What's in Bo. E poi perché siamo in un locale tipico di Bologna, ovvero una specie di crocevia di tanti generi, miscugli. Però questa è una cosa molto tipica della nostra epoca informatizzata, cose, le informazioni tutte costantemente in superficie che fluttuano, un macello, non voglio... Questa la tagliamo. Bologna, Bologna, cos'è per te? Questa la teniamo, perché ho visto proprio il diavolo nei suoi occhi. Ho ancora dei problemi con l'orientamento. Vabbè, io in generale ho un problema con le vie, però Dalla diceva, no, che a Bologna non si perde neanche un bambino. Invece la Chiara si perde. Via Remorsella, con quale via si incrocia? Piazza dei Martiri, quanti civici ha? Devi sapere, mi pagano per rompere i coglioni. Soprattutto per sembrare pedante e fastidioso. Hai delle tue composizioni nel cassetto? Nel computer? Allora, io scrivo... Nella mente? Vabbè, nella mente sicuramente. Parecchi testi e anche canzoni, però sono cose molto, molto strane, ancora devo trovare il modo per esporle. Ma in lingua, in italiano? Ma sia in italiano che in inglese, è che tante cose suonano meglio in inglese. Chiara, cosa mi avevi chiesto di chiederti? Allora, ricominciamo, non c'è una domanda, non c'è una domanda. Love you. Secondo te che cos'è l'amore? Secondo te che cos'è l'amore? No, scusami, ma merda, tu me l'hai chiesto prima, io te lo chiedo da... Secondo me non c'è una definizione, però per amore si può intendere ovviamente non solo quello che ci può essere tra due individui, e quindi va vista anche in altri lati. L'amore in ogni gesto, vabbè, qui se andiamo sul banale, però è anche quello. L'amore nella musica è in senso più vasto. La musica microtonale, forse. L'amore è la musica microtonale, cioè che suddivide le frequenze più spesso. No, la musica può essere amore, la musica in generale. Micro, macro, non c'entra niente. Perfetto Chiara, grazie mille, ringraziamo te, ringraziamo il Brexit e i ragazzi di What's in Bo ovviamente, e niente, ti lasciamo suonare qualcosa. Vuoi dire altro? Sì,